Era salito alla grande ribalta nel mese di maggio il 26enne André Greipel, entrato nell'albo d'oro del Giro d'Italia, la voce vincitore di tappa, allorché Cavendish, al quale Greipel stava tirando la volata, accortosi che dietro c'era il vuoto, scelse di rallentare un po' per consentire al generoso compagno di squadra di togliersi finalmente una soddisfazione personale. A 4 mesi di distanza da quel giorno quasi, il giorno nel quale il diretto interessato si è forse definitivamente convinto dei propri grandi mezzi di volataro, è un Greipel fortemente cresciuto che verso l'arrivo di Magonza nella quarta tappa del Deutschland Tour ha a disposizione quale apripista quel Čolek, vincitore di 3 tappe al Deutschland Tour di un anno fa. Stavolta il ragazzino, classe 1986, svolge con umiltà ma anche acume il ruolo di apripista, così come Greipel non sbaglia nulla nello sprintare. Volata di potenza nel suo stile che gli frutta il 12° successo stagionale. Primo in carriera al Giro di Germania, alle sue spalle Robbie McEwen, 3° posto per un altro tedesco Forster, 7° quel Mirko Lorenzetto che è in pratica l'unico uomo sprint italiano su queste strade. Il team Columbia di Greipel ha dunque dettato legge nei chilometri finali vincendo poi la tappa. E sul podio delle premiazioni porta nell'ordine Greipel il vincitore di giornata, Gerdeman sempre capo classifica, Löfquist sia miglior giovane che leader della classifica a punti, con l'impressione chiara, 4 giorni dalla fine, che sarà griffato team Columbia o Gerdeman o Löfquist anche il vincitore finale del 32° Deutschland Tour.